Buonasera al professor Demosthenes Floros che è con noi. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Il professore è Senior Energy Economist presso il Centro Europa Ricerche ed è l'autore di un libro uscito edito di recente nel novembre del 2019 intitolato Guerra e pace dell'energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione Russa e NATO. Siamo qui per chiedergli chiarimenti sulla situazione energetica che c'è nel presente nel Caucaso, dato la situazione di crisi che abbiamo in questi giorni tra l'Armenia e l'Azerbaigian. E quindi chiediamo a lui ulteriori informazioni sul passaggio del gas in quella zona. Allora, in primo luogo stiamo parlando del gas naturale dell'Azerbaigian e quindi il gas naturale che l'Azerbaigian dovrebbe trasportare e in parte sta già trasportando nella direzione della Turchia e quindi verso i principali mercati europei. In primo luogo qualche cifra che è importante. L'Azerbaigian riesce a produrre un ammontare massimo di circa 16-18 miliardi di metri cubi di gas all'anno, prelevandolo da quelli che sono i suoi giacimenti offshore, cioè quelli sul Caspio. È molto importante definire questa cifra perché noi, perlomeno per quanto attiene il periodo che precede il Covid e la crisi da Covid, consumavamo in Europa all'incirca 500 miliardi di metri cubi. Quindi stiamo parlando di un ammontare che potrebbe arrivare a coprire il 2,5%, non di più. È importante precisare ciò perché negli anni trascorsi spesso e volentieri si è sentito parlare dell'Azerbaigian come di un paese che poteva sostituire le forniture della Federazione Russa e rifornire l'Europa addirittura fino al 25%. Queste le parole di Günther Oettinger, l'allora commissario all'energia dell'Europa, che ad esempio rilasciava in interviste al Sole 24 Ore. I dati invece ci dicono e ci raccontano una realtà leggermente diversa. In secondo luogo bisogna precisare che stiamo parlando di un paese i cui giacimenti hanno delle specificità che rendono alquanto difficoltosa l'estrazione, quindi una capacità di estrazione massima, ma che con ogni probabilità potrebbe non essere raggiunta negli anni a venire. Detto ciò, l'Azerbaigian è certamente un potenziale fornitore importante per paesi come la Turchia, ma anche come l'Italia, al fine di diversificare, ma non di sostituire, le forniture dalla Federazione Russa, che rimangono il cuore sia per quanto riguarda la Turchia, sia per quanto riguarda l'Italia, ma per quanto riguarda l'Europa nel suo complesso. Quindi se la Russia è un polmone, il secondo polmone potrebbe essere in parte occupato dalle forniture che vengono dall'Azerbaigian attraverso quello che prende il nome di corridoio meridionale. In realtà il corridoio meridionale è composto da tre giacimenti, da tre pipeline, scusate. La prima è il cosiddetto South Caucasus Pipeline che unisce l'Azerbaigian alla Georgia. Dopodiché questo gasdotto entra in territorio turco, lo attraversa da est verso ovest sotto il nome di TANAP, il secondo gasdotto, e sul confine greco turco prende il nome della cosiddetta TAP, il Trans-Adriatic Pipeline, che noi conosciamo molto bene perché termina o terminerà nel nostro meridione, in particolar modo in Puglia, dopo aver attraversato l'Albania. Quindi, da un punto di vista della diversificazione energetica, stiamo parlando di, per l'Italia, un quantitativo di 6-8 miliardi di metri cubi all'anno. Noi ne consumiamo prima della crisi 70 miliardi di metri cubi, quindi una diversificazione parziale che vale anche per quanto riguarda la Turchia.
Quali sono i problemi che vedo in relazione al conflitto militare al quale facevi riferimento? Il vero problema è che l'escalation militare aumenti, si allarghi e coinvolga anche altri soggetti, a partire dalla Turchia, la quale non ha fatto mistero di appoggiare apertamente l'Azerbaigian in quelle che sono le rivendicazioni del territorio del Nagorno-Karabakh. Questo è sicuramente un aspetto molto preoccupante, nella misura in cui se gli armeni fornissero ai russi delle prove di un coinvolgimento militare diretto ma anche indiretto da parte delle loro forze, ecco che allora Mosca potrebbe trovarsi nella difficile ma necessaria situazione di intervenire militarmente. Mosca non vuole fare ciò, non ha alcun interesse ad aumentare la tensione nella zona. Altri invece hanno interesse ad aumentare la tensione nella zona caucasica, e da questo punto di vista passerei, come dire, dall'energia ad una visione più ampia che tiene insieme tre fattori: le elezioni americane imminenti, il caso Navalny, quindi il presunto avvelenamento che invece coinvolge gli altri gasdotti, quelli sotto il Baltico e il raddoppio del Nord Stream 1, il 2, e da ultimo, ma non di minore importanza, la rivoluzione colorata tentata in Bielorussia. Qual è l'interesse preciso, specifico, nelle elezioni presidenziali statunitensi che hai citato orora? L'interesse americano è quello di rompere la relazione esistente tra la Federazione Russa e le principali economie europee. È interesse degli americani, sia per quanto attiene la sponda democratica, ma anche la sponda repubblicana e di Trump, che non si saldi il rapporto tra la Federazione Russa e le principali economie europee, a partire dalla Germania. Da questo punto di vista, però, è innegabile la complementarietà esistente tra l'economia russa e l'economia italiana, ad esempio, sia per quanto riguarda i pregi, sia per quanto riguarda i difetti dei due sistemi manifatturieri. Gli Stati Uniti non vogliono appunto che si venga a saldare questo rapporto. Per quanto attiene l'energia, in particolar modo, l'obiettivo americano è quello di cercare di sostituire il gas naturale russo con il loro gas prodotto da fracking, che è più costoso, oltre ad avere un impatto devastante da un punto di vista ambientale. È invece interesse dell'Unione Europea, ma anche in primo luogo dell'Italia, avere un rapporto diretto con la Federazione Russa. Dico dell'Unione Europea senza però sottacere anche le contraddizioni in seno ad essa. Ad esempio, la Germania ha fatto di tutto perché i rapporti energetici dell'Italia con la Federazione Russa non si stringessero. Faccio riferimento evidentemente al South Stream, che purtroppo è saltato per volontà americana, ma anche per interesse tedesco, che invece, mentre da una parte boicottava il nostro progetto insieme a quello russo, per nostro intendo dell'ENI, che ne possedeva il 49%, perlomeno inizialmente, è arrivata addirittura a raddoppiare la quantità di gas sotto il Baltico, sempre che il Nord Stream 2 venga completato, come io credo, anche se sussistono diversi punti interrogativi, come ben sappiamo. Qual è l'impatto sul territorio e sull'ambiente del fracking? Il fracking è letteralmente devastante da un punto di vista ambientale. In primo luogo, le conseguenze sono nel consumo di acqua: vengono utilizzate tonnellate di acqua che vengono sparate a grandissima pressione per frantumare le rocce affinché possa uscire per l'appunto il gas naturale, lo shale gas, ma anche il cosiddetto tight oil, cioè il petrolio in poche parole. E le conseguenze però sono anche di natura sismica, ad esempio ci sono realtà statunitensi, delle vere e proprie regioni che hanno bandito il fracking in conseguenza dell'aumento dei fenomeni sismici, penso all'Oklahoma ad esempio, percepibili dall'uomo,
Quando parlo di aumento parlo dell'ordine di 3-4 fenomeni sismici all'anno massimi, diventati 200-300 fenomeni sismici all'anno. Per di più abbiamo un maggiore numero, una maggiore quantità di emissioni di CO2, per non parlare poi della necessità del fracking di continue trivellazioni e perforazioni, per cui viene trivellato con estrarre il gas naturale. Il problema del fracking è che entro uno, massimo due anni il giacimento si esaurisce ed è necessario spostarsi lateralmente, fare nuove trivellazioni e così continuamente, solo ed esclusivamente per mantenere costante la produzione. Questo infatti è possibile negli Stati Uniti, vista anche la distribuzione, la redistribuzione della popolazione, cosa che invece non è possibile, è molto più difficile in Europa. La Francia lo ha bandito, fortunatamente anche in Italia ci sono molte critiche rispetto al fracking della stessa Eni. In certi paesi europei gli americani hanno tentato col fracking, a partire, guarda caso, da paesi come la Polonia, per poi abbandonarlo del tutto. Grazie, professor Demosthenes Floros, e a presto, rivederci. Grazie a voi.